Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto del cielo. Preghiamo. O Padre, a Te obbedisce ogni creatura nel misterioso intrecciarsi delle libere volontà degli uomini. Fa che nessuno di noi abusi del suo potere, ma ognuna, ogni autorità serva al bene di tutti, secondo lo Spirito e la parola del Tuo Figlio, e l'umanità intera riconosca l'unico Dio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia, dice il Signore del suo eletto di Ciro: io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi del re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso. Per amore di Giacobbe, mio servo di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c'è alcun altro fuori di me, non c'è Dio. Ti renderò pronto all'azione anche se tu non mi conosci, perché sappiamo dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Parola di Dio. Grazie a Dio. Grande il Signore e degno di ogni lode. Il Signore degno di ogni lode. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Grande il Signore degno di ogni lode. Grande il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi. Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, il Signore invece ha fatto i cieli. Grande il Signore e degno di ogni lode. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, portate offerte ed entrate nei suoi atri. Grande il Signore e degno di ogni lode. Postratevi al Signore nel suo atrio santo, tremi davanti a Lui tutta la terra, dite tra le genti, il Signore regna, egli giudica i popoli con rettitudine. Grande il Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Paolo e Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre nel Signore Gesù Cristo, a voi grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presente l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità, la fermezza della vostra speranza,
nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. Sappiamo bene, fratelli, amati da Dio, che siete stati scelti da Lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Parola di Dio. Alleluia. Risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù con i suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non giudichi, non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere, è lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro, ed egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio». Parola del Signore. Se nelle domeniche passate abbiamo ascoltato i Vangeli cosiddetti, le parabole cosiddette del rifiuto, il regno dei cieli è simile a, il regno dei cieli è simile a un padrone, a una vigna, oggi il Signore ci pone una domanda. Come gli erodiani e i farisei volevano mettere in difficoltà Gesù in riferimento al tributo, in riferimento all'aspetto economico, oggi Gesù ci chiede ad ognuno di noi di prendere anche una moneta e di guardare ciò che è inciso in quella moneta, la scritta che è incisa in quella moneta o in quella banconota, e ci chiede anche a noi di chi è quella moneta. Quella moneta non appartiene a noi uomini, o quelle banconote non appartengono a noi uomini, perché noi non siamo fatti per essere schiavi del denaro. È vero che il denaro è qualcosa che ci occorre per il nostro sostentamento, per mantenere una vita dignitosa, però è pure vero che il denaro ci rende schiavi. Oggi, con le letture che noi abbiamo letto, cioè di dare a Dio ciò che appartiene a Dio e di dare allo Stato, cioè a Cesare, ciò che dello Stato, Gesù ci dice di liberare il nostro cuore. Se nella prima lettura abbiamo ascoltato l'atteggiamento che Dio ha nei riguardi di un imperatore persiano, cioè Ciro, e che sarà il paladino e liberatore degli ebrei che si trovavano in esilio a Babilonia, se Dio guida le sorti dei pagani
e i pagani stessi a loro insaputa compiono la volontà di Dio, perché noi che siamo cristiani, noi che siamo stati battezzati, a volte diventiamo schiavi del denaro o facciamo sì che il denaro sia quella cosa essenziale che ci renda schiavi. Oggi Gesù ci dice ad ognuno di noi di dare a Dio quello che è di Dio. E noi sappiamo che tutto appartiene a Dio, che tutto è stato creato da Dio e tutto è stato voluto da Dio. Però tutto quello che è stato voluto da Dio e è stato consegnato nelle nostre mani non è qualcosa che deve diventare per noi una proprietà assoluta che ci fa mettere da parte Dio, perché la nostra situazione e l'atteggiamento che noi cristiani a volte assumiamo nelle cose che Dio ha posto nelle nostre mani sono quell'atteggiamento di autorità, atteggiamento di autoreferenziazione nei riguardi e di ciò che Dio ci ha dato, che noi mettiamo da parte Dio ciò che Dio non vuole. Oggi il Signore ci chiede a noi di fare un salto di qualità nel nostro cammino di conversione, cioè di sapere discernere ciò che è bene e ciò che è male. I farisei volevano mettere in tranello Gesù e sapevano che qualunque risposta Gesù avrebbe dato sarebbe caduto nell'errore. Perché se diceva che non si doveva pagare il tributo a Cesare avrebbe sbagliato, se diceva che l'ebreo non è tenuto a compiere un atto di devozione o di servizio nei riguardi dell'impero romano avrebbe commesso anche un errore. Ma Gesù nella sua infinita sapienza ci ha fatto comprendere oggi che noi uomini siamo degli uomini liberi, che tutto ciò che Dio ha consegnato nelle nostre mani, cioè anche il denaro, che è qualcosa che, come Egli stesso ci dice, appartiene agli uomini, Dio stesso oggi ci dice di essere degli uomini liberi, di non essere degli uomini schiavi del denaro. Per cui ascoltiamo e rileggiamo questa settimana questo Vangelo e interroghiamoci se realmente la nostra vita è una vita di uomini liberi, cioè che non sono attaccati al denaro, che non è attaccato alle cose che sono di questo mondo o a quelle cose che Dio ha dato in consegna nelle nostre mani e che a sua volta noi le assolutizziamo, le facciamo e li mettiamo a posto di Dio. Chiediamo al Signore di poter liberare il nostro cuore e di poter rendere realmente nella nostra vita a Dio quello che è di Dio e all'uomo quello che è dell'uomo, però mettendo sempre in primo piano l'immagine e la figura di Dio, che deve essere il Signore della nostra vita, colui che governa la nostra vita, colui che ci guida e ci dà amore nel nostro cammino di conversione su questa terra. In piedi professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio.
fratelli e sorelle, chiamati da Dio a cercare prima di tutto il Regno dei Cieli, per rendere solo a Lui la gloria che gli appartiene, presentiamo al Padre le nostre necessità. Diciamo insieme, venga il tuo regno, Signore. Per la Chiesa di Dio, sia fedele al suo Signore e non si lasci sedurre dalle alleanze con i potenti di questo mondo, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per i governanti, illuminati dal Vangelo, facciano fronte alle sfide sociali ed economiche generate dalla pandemia, senza trascurare le esigenze dei poveri, delle famiglie e dei lavoratori. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per noi tutti, la giornata missionaria che oggi celebriamo ci ridoni l'entusiasmo nella testimonianza del Vangelo e la generosità che si esprime in gesti concreti per le chiese più in necessità. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per noi qui riuniti, la forza della fede ci rende costruttori del regno di Dio in ogni situazione della vita. Secondo i doni ricevuti, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per il nostro fratello Isidore e il nostro fratello Francesco, finché Dio Padre gli possa aprire le porte del paradiso, preghiamo. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli le nostre suppliche, perché solo Tu sei la fonte della nostra gioia, il senso della nostra vita, il fine di ogni nostra attività, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Donaci, o Padre, di accostarci degnamente al tuo altare, perché il mistero che ci unisce al tuo Figlio sia per noi principio di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
in alto ai nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunziare al mondo la tua potenza, oh Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti l'inno della tua lode. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Michele e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vive vero, per ottenere a sé, loro cari, redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno nel quale il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo sposo, i santi apostoli e martiri, Pietro, Paolo, Andrea, Cosme, Damiano, Giorgio e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, l'offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, oh Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla al nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazia con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina tra i doni che ci hai dato la vittima pura, santa, immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua messa divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli, che ci hanno preceduto con il segno della fede, dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Agata, Lucia, Rosalia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono, per Cristo nostro Signore, tuo Dio che le santifichi sempre, per vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. O Signore, questa generazione eucaristica che ci hai fatto per usare la realtà del cielo, ci ottenga i tuoi benefici nella vita presente e ci confermi la speranza del bene futuro. Nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vi ricordo che oggi ci sarà la raccolta per la giornata missionaria. Cercate di essere generosi per chi ne ha più bisogno di noi. La messa è finita, andate in pace.